Il pallone che abbiamo noi è diverso da quello che hanno a calcio, perché quello che hanno a calcio è tutto rotondo, ma quello che abbiamo a rugby è come un uovo, è a forma di uovo. Prima di cominciare guardavo le partite di rugby con mio babbo e poi mi ha chiesto se volevo giocare a rugby. Il mio babbo, mio zio e mio nonno avevano già cominciato a giocare a rugby, perciò mio babbo una mattina mi ha portato a provare e mi è piaciuto e sono rimasto. Io sono stato invocato al rugby dal mio professore di ginnastica, Franco Spirito. Io ho iniziato tutto da un film che mi ha fatto vedere mio babbo, che era molto creativo, e da lì ho iniziato tutto perché un giorno ho iniziato a provare e da lì sono rimasto. Una regola fondamentale credo che sia per non farsi male. Poi una delle regole più importanti è il placcaggio, che deve essere dalla vita in giù. Io di solito vengo a giocare con le protezioni. È un gioco che unisce, perché c'è la lotta. Ci divertiamo, placchiamo, facciamo meta. Perché è un gioco in cui non si può stare sempre da soli e la squadra ti deve sempre aiutare. Da grande mi piacerebbe fare il rugbista.